Gonaria Carta, responsabile del Centro per l'impiego di Cagliari. Quante sono le persone dall'inizio dell'anno fino a oggi che voi avete in carico? Allora, l'accesso al centro per l'impiego è di circa 12.000-12.500 persone fino al 30 ottobre. È chiaro che di queste 12.000, insomma, circa arrivano qui una parte ma minima, diciamo un 20%, perché hanno già individuato un'opportunità lavorativa e arrivano qui perché il datore di lavoro, il possibile datore di lavoro, ha chiesto di visionare la scheda anagrafica per verificare sia i precedenti lavorativi e anche per capire se possono accedere a degli incentivi. Il restante 80, guardi, forse anche 85% arriva qui perché è alla ricerca di un'opportunità di lavoro e quindi richiede i nostri servizi. Il totale, se si contano anche le altre città che voi servite, sfiora le 40.000 unità, quindi un 80-85% di 40.000 persone che cercano lavoro è un dato comunque alto e impressionante. Inoltre, le persone che vengono qua si lamentano e dicono: noi veniamo, aggiorniamo i nostri dati e tutto quello che c'è da aggiornare. Però nei fatti poi chiamate, sviluppi lavorativi non ne arrivano. Non è proprio così. Allora, bisogna anzitutto capire qual è la nostra finalità, perché come le ho detto prima, noi offriamo dei servizi rivolti proprio affinché un cittadino che è alla ricerca del lavoro diventi più occupabile. Certo che la finalità ultima è quello che lui trovi lavoro, però chi arriva a qui e noi la fatica che facciamo è quella di spiegare la nostra finalità, qual è la nostra missione? Cioè che è quella appunto di fare in modo che un cittadino diventi occupabile, quindi aumenti la sua occupabilità. In che modo? È per questo che noi offriamo i nostri servizi, cioè Ecco, quali noi sono? Spieghiamoli in sintesi. Un cittadino viene qua, porta i propri dati e dove finiscono? prima cosa che si fa è un'accoglienza, cioè per capire innanzitutto il cittadino qual è il servizio più indicato per lui? Quindi è un servizio di orientamento perché il cittadino non ha ben chiaro, guardi, arrivano tantissimi che non hanno ben chiaro cosa stanno cercando, qual è il loro obiettivo professionale, perché comunque non è che si può cercare. È chiaro che tutti dicono siamo disposti a fare tutto, a lavorare in qualsiasi ambito, però è importantissimo capire innanzitutto cosa so fare e che cosa. Insomma, qual è il mio obiettivo professionale? Una volta che è chiaro questo, quindi che si è lavorato con il servizio di orientamento, si invia al servizio alle imprese, al servizio incontro domanda offerta o al servizio anche di consulenza per lato impiego, al servizio EURES, per capire e per pianificare le modalità di ricerca del lavoro, perché cercare lavoro è faticoso, richiede impegno e anche conoscenze, quindi non puoi cercare così senza aver pianificato, senza capire nel tuo ambito, se stai cercando in un determinato ambito, cosa c'è a livello regionale, cosa c'è a livello locale, cosa c'è a livello anche comunitario e in che modo è opportuno anche proporsi. Per questa finalità, adesso riprenderemo, abbiamo interrotto per un mesetto, ma riprenderemo adesso da gennaio con la programmazione anche dei seminari tematici, li chiamiamo così, proprio registriamo con piccoli gruppi 20-25 persone, dove appunto spieghiamo l'importanza del curriculum, cosa deve contenere, come ci si deve presentare, com'è la ricerca di lavoro sul web, è molto importante. Sapere che oltre al lavoro subordinato esiste anche il lavoro autonomo, cos'è il lavoro autonomo, di cos'è l'imprenditoria, perché io posso essere anche una persona che non ho insomma così attitudine per il lavoro. Per l'imprenditoria, però è bene che io sappia cos'è, perché così faccio una scelta, cioè non scelgo il lavoro subordinato senza sapere invece cosa comporta anche la tua impresa, insomma, e la creazione dell'impresa. Quindi voi nei fatti siete solamente il tassello iniziale per chi vuole cercare lavoro e dal suo punto di vista, dottoressa Carta, è comunque un dato allarmante quello di 40.000 persone tra Cagliari, Quartu,
Muravera, Isili e Senorbì che si rivolgono a voi dal primo Allora, gennaio oggi. sì, allora, è aumentata anche perché la normativa, soprattutto quella relativa agli ammortizzatori, giustamente richiede che ci sia uno stretto collegamento con le politiche attive. Cioè, io Stato intervengo perché tu sei in una condizione di disagio economico, hai perso il lavoro, però è necessario che tu pianifichi in qualche modo e definisca le tue modalità di ricerca del lavoro col centro per l'impiego. Se questa è la condizione, cioè esiste proprio la condizionalità per l'erogazione delle politiche passive. E quindi questo ha aumentato notevolmente anche in modo disordinato, perché c'è talvolta un afflusso che si potrebbe evitare, perché il cittadino può tranquillamente inoltrare la sua domanda di NASPI, quindi di assistenza al suo reddito online o tramite i CAF, e quella sua dichiarazione, questa sua richiesta di NASPI equivale alla sua disponibilità al lavoro, cioè equivale alla stessa disponibilità che dichiara qui. Una volta che ha fatto questo, noi a sistema vediamo che lui ha dichiarato questa disponibilità e possiamo procedere noi alle convocazioni. E quindi evitare queste attese, insomma, queste lungaggini all'interno del centro.